Siamo lieti di ospitare questo evento perché è in continuità un po' con quella che è la formazione dei nostri ragazzi, parlare di sana alimentazione, parlare di stili alimentari, di cultura dell'alimentazione è per noi materia di tutti i giorni, perché riguarda sia la preparazione dei piatti, sia la somministrazione degli alimenti, che si rivolge quindi ad un pubblico cultore e avventore e che in questo caso, attraverso una formazione molto più mirata, permetterà anche di far prevenzione attraverso appunto la ristorazione. La corretta alimentazione riduce lo sviluppo di un tumore nel 35% dei casi. Significa che il 35% dei tumori è legato alla cattiva alimentazione, alla errata alimentazione. Di qui quindi la necessità di un'alimentazione ricca di prodotti nostri, di prodotti genuini, di prodotti della nostra terra. Noi dobbiamo cercare anche di inculcare questi principi sin dai ragazzi, sin dalle scuole materne. Pensare per esempio il consumo di olio extravergine di oliva ha una proprietà nutraceutica, sia nutrizionale che farmacologica, è essenziale. Di qui quindi la necessità di implementare anche quello che deve essere considerato un rapporto da portare avanti nelle scuole per far sì che il cancro possa essere una malattia sempre più sconfitta e sempre più vincibile. Bisogna conoscere a sufficienza l'olio extravergine di oliva nelle sue infinite qualità e soprattutto saperlo apprezzare, perché diciamo, la qualità di un olio extravergine di oliva è legata soprattutto alla presenza di composti minori, di componenti minori, quali i polifenoli, che sono responsabili delle caratteristiche sia organolettiche, quindi dell'amaro, del piccante, quindi un buon olio deve essere anche diciamo, leggermente amaro o piccante, che delle caratteristiche legate alla resistenza, quindi all'ossidazione. Quindi un olio extravergine di oliva deve essere innanzitutto questo, è necessario conoscere anche la differenziazione tra oli vergini e oli non vergini, come l'olio d'oliva, in modo da poterlo utilizzare in maniera oculata in cucina, in tutte le preparazioni quindi alimentari. La sana alimentazione è prevenzione. La LILT, Associazione Metropolitana di Bari, ha incontrato gli studenti dell'Istituto Alberghiero Perotti, i nostri futuri chef, i futuri chef della città di Bari. Il messaggio dato ai ragazzi di oggi è che a tavola si può fare prevenzione. Mangiamo determinati cibi perché fanno bene, e cotti in una determinata maniera perché aiutano a prevenire il cancro.